Buonasera e bentrovati con la pagina sportiva. Partita amichevole dell'Arezzo oggi a Lungo Bisenzio di Prato contro una squadra di pari categoria. Vediamo com'è andata in questa sintesi. Vince l'Arezzo a Prato contro una squadra di pari categoria ma di girone diverso, vittoria senza affanni per gli Amaranto. Il Prato solo nella ripresa ha cercato di arginare la maggiore superiorità di Settembrini e compagni. La partita si sblocca al quarto minuto, è Gaddini che sale in cattedra confermando le buone impressioni che ha fatto nelle prime uscite. Il suo sinistro è letale per il portiere Nucci. Per arrivare al raddoppio, minuto numero 10, il Baby Pericolini si propone, Scodella un assist che vede l'inserimento perfetto di Convitto e l'ex pianese non sbaglia, 2-0. La partita è un'amichevole, ma l'Arezzo ha il merito di tenere alto il ritmo. Al sedicesimo arriva la terza rete grazie alla solita punizione del solito Settembrini che conferma di avere il piede caldo quando la palla è a 25 metri. Il gioco è tutto di Marco Amaranto e solo nel finale il Prato tenta qualche sortita. Nella ripresa il Prato con Mobilio impegna il nuovo portiere Trombini al quarto, poi al settimo minuto Nucci mette in angolo una nuova iniziativa del capitano Settembrini. Inizia la girandola dei cambi, il Prato porta un pericolo al 29esimo con Lazzarini che sbroglia una situazione non facile nell'area Amaranto, ma la partita ormai ha il suo corso e alla fine il triplice fischio decreta il successo netto degli Amaranto. Ricordo che la telecronaca di questa partita con il commento di Andrea Avato andrà subito dopo il nostro TG. Intanto parliamo del Montevarchi che domani sarà impegnato in un nuovo test amichevole a Brilli Peri a porte chiuse con il Monterosi Tuscia. Nel campo il Montevarchi alle 17, che ancora non sa il cammino che dovrà affrontare in questa stagione. Tra 7 giorni dovrebbe essere stilato il calendario della Serie C, ma tutto dipende dall'esame dei ricorsi che riguardano le posizioni di Teramo e Campobasso. Intanto arriva la partita con il Monterosi, la squadra laziale che 2 anni fa si impose nella Serie D e che ben si è adeguata alla nuova dimensione. Malotti fa i conti con tanti acciaccati e ha convocato 20 over e 6 ragazzi della primavera, solo Jallov dei vecchi infortunati ha risposto all'appello. Insomma, la situazione è fluida in attesa anche di qualche rinforzo, soprattutto nel pacchetto arretrato. Possibile il tesseramento del difensore Polidori. La partita si giocherà porte chiuse e sarà visibile in diretta sul sito web della società rossoblù. E invece, tornando alla Serie D, ci sarà l'esordio ufficiale in quarta serie grazie alla partita di Coppa Italia in quel di Scandicci per il Terranuova Traiana. È il primo test da grande per la matricola Terranova Traiana, che sarà di scena a Scandicci contro una squadra di pari categoria ma di diverso girone. C'è molta curiosità per questo Terranova Traiana che viaggia sull'ali dell'entusiasmo dopo la vittoria ai playoff dell'Eccellenza e la conquista della Serie D. In queste prime uscite Gautieri e compagni hanno dimostrato di avere la giusta condizione mentale e fisica per fare bene su tutti i campi. Del resto questa squadra gioca a memoria e con i ritocchi che sono arrivati non ha visto mutato né impianto di gioco, tantomeno struttura. Toccherà a Simone Calori metterci il cappello e il tecnico sembra quello giusto per affrontare questa magnifica avventura. Ricordiamo che la partita sarà secca e se ci fosse la parità, dopo i 90 minuti si andrà a calci di rigore. E domani inizia la Coppa Italia anche per il Sansepolcro contro il Lama. Parla il tecnico Viturgenze Armillei. Proseguono gli allenamenti del Sansepolcro nel campo sportivo di Gragnano con il tecnico Antonio Armillei. Dopo 3 settimane di allenamenti, come sta andando questo Sansepolcro? Ma è un bilancio positivo, abbiamo fatto secondo me 2 buone settimane, abbiamo iniziato la terza, quindi bene, dai, sotto l'aspetto del lavoro è andato molto bene. Io sono molto soddisfatto dello staff, è il primo anno che lavoro con persone diverse, però sono tutte persone molto preparate, molto competenti e quindi mi trovo molto bene. E lo stesso vale col gruppo squadra, veramente stiamo allenando bene, ci stiamo divertendo e stiamo continuando il percorso che ci porta insomma all'inizio del campionato e speriamo nel miglior modo possibile. Domenica alle 16 al Polchi Laurenzi di Lama, prima vera partita ufficiale di Coppa contro i cugini bianconeri del Lama. Che
che Sansepolcro vedremo, mister? Questo lo vedremo domenica. Io mi auguro di vedere un buon Sansepolcro. Giochiamo contro il Lama, è un derby e quindi ci teniamo a far bene. Abbiamo detto all'inizio, vogliamo fare un campionato importante, però da qui queste sono parole. Adesso alle parole devono seguire i fatti. E chiudiamo con il ciclismo. Domani si disputa il Giro del Casentino, la classicissima del ciclismo di casa nostra. È la corsa che regala fascino e senso della storia. Non è un caso che quella di domani sia l'edizione numero 105 del Giro del Casentino. Il mese di agosto regala tre momenti: Firenze-Viareggio il 15, Giro del Casentino il 21 e tra sette giorni il Memorial Tortoli, tre appuntamenti di livello altissimo che richiameranno le attenzioni non solo degli addetti ai lavori. Al via le migliori formazioni dilettantistiche nazionali condite dalla presenza di rappresentative estere, corsalone e teatro della partenza e sede di arrivo in Viale Europa. Difficile fare un pronostico perché la corsa assume i connotati a seconda del momento. Possibile un arrivo ristretto come da tradizione. Una cosa è certa: chi scrive il suo nome nella classicissima compie qualcosa di importante. Non è da tutti avere nell'albo d'oro tre vincitori di Giro e Tour come Bartali, Coppi e Nencini ed una Vuelta come Giovannetti. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.